quarta giornata del campionato di Serie C femminile, Virago contro Coccinella. Iniziata ora la partita con il capitano del Virago che imposta 1-2 con il 10 a Coccinella che prova il tiro da fuori, pallone messo in angolo dall'estremo difensore della Vis Virago, Gerosimo Amalia. Occasione per la squadra ospite, pallone allontanato, pallone sul destro del capitano, il 55, arriva la bella parata, il pallone che si perde sul fondo. Aiello per Di Lorenzo, si cercano molto i due in questa prima versione di gara. Di Lorenzo, pallone sul destro, arriva la parata dell'estremo difensore Vis Virago, calcio d'angolo. Rimessa laterale, battuta adesso, larga per il 10, che non trova il gol per nulla. Doppio palo per la Vis Virago che protesta, vuole il gol. L'arbitro non è dello stesso riavviso. Clamorosa occasione per la formazione ospite. Occasione adesso per la formazione ospite, arriva la gran parata del portiere Coccinella che favorisce la ripartenza di Aiello che non salta l'avversario, il 14 che allarga ancora verso il 27, pallone sul destro, ancora il portiere avversario, azione prolungata che porta il 10 alla conclusione, pallone sul fondo, al limite dell'area pronto il capitano Negri del Vis Virago, pallone per lui però sfila, ecco il destro di Vis Virago, brutta la pallonata presa ma c'è il contropiede di Aiello, uno contro uno contro l'avversario, il tiro fuori per il numero 10 che si gira a davanti a porta, pallone su destro, cerca il appoggio, pallone che sfila senza che il 7 riuscisse a buttarla dentro. Ancora Martignoni, il destro, ancora una gran parata, il pallone rimane lì ed è gol, se l'è buttata in porta da sola. Opportunità per la Coccinella, pallone che viene recuperato, esce molto bene il 7, pallone sul sinistro, Di Lorenzo non riesce a fermarla, allarga ancora il tentativo che si perde malamente sul fondo. Pallone che torna a Martignoni, pallone sul destro, allarga verso il 14, ancora da Martignoni di prima. La chiusura da parte di Aiello, che riparte sulla sinistra, pallone sul sinistro, appoggio per il 55, arriva la gran parata, pallone che messo in angolo. Pallone difficile, infatti Negri intercetta sul destro, però il tiro, pallone che scende. Calcio d'angolo, è uno schema, Aiello col destro, pallone arriva Di Lorenzo, la gira. Pallone viene allontanato. Occasione da gol per la Coccinella che però non riesce a concretizzare, adesso rischia anche di subire il contropiede da parte da Vis Virago, pallone che arriva al 22, c'è Negri in mezzo, prova il tiro, si spegne sul fondo, pallone che arriva a Giondi, allarga il gioco verso Strinati che cerca dentro Aiello che non arriva sul pallone. Aiello, pallone buono, cerca il destro e arriva il gol del pareggio da Coccinella, il capitano che risponde al gol di Martignoni. All'inizio, gol del pareggio. Attenzione Aiello, l'appoggio per Di Lorenzo per provare il tiro e arriva ancora la gran parata del portiere. Pallone dentro, chiuso da Aiello, opportunità per ripartire per la Coccinella, uno contro uno di Aiello che salta un avversario, salta anche il secondo Di Lorenzo, a quel punto davanti al portiere, bellissima la chiusura di Martignoni. Ancora calcio d'angolo, Coccinella sta pressando la Virago, Aiello ancora di punta, ancora la parata in calcio d'angolo. Pallone che esce sul fondo verso Negri che allarga il gioco verso Martignoni, tenta il tiro, arriva la parata del numero uno delle Coccinelle, parte Aiello, va col destro, pallone viene ribattuto dal numero 10 Martignoni, allora può ripartire la Vis Virago che rischia qualcosa, attenzione, uno contro uno, riesce a saltare l'avversario il numero 10 della Virago e tenta il tiro che viene murato, il pallone rimane lì, bella in uscita il numero uno delle Coccinelle. Aiello, zona tiro, riesce a saltare l'avversario, riesce a concludere, grandissima parata dell'estremo difensore della Virago che salva il risultato sull'1-1, battere perna. È uno schema allargato verso Aiello, lo stop col sinistro, non c'è più spazio però per le Coccinelle, lo trova, arriva un'altra gran parata. Aiello, pallone sul destro, allargato per il 55, pallone parato. Di Lorenzo davanti al portiere, arriva ancora la parata. Il risultato rimane ancora sull'1-1. Tiro ma c'è spazio anche per l'appoggio. Va Martignoni, cerca l'appoggio, pallone all'8, però non c'è spazio per il tiro, viene allargato ancora il pallone verso Martignoni, potrebbe provare subito quello che fa, arriva la parata. Finisce qui con il risultato di 1-1 tra Coccinella e Vis Virago, partita valevole per la quarta giornata del campionato di calcio a 5 Serie C femminile.